Salve ragazze, eccoci con l'appuntamento dei prodotti terminati del periodo. Ne ho davvero tantissimi, tutti contenuti in questa sportina, diciamo così. Bene, bando alle ciance, inizierò subitissimo. Allora, intanto ho dei prodotti di make-up finiti. Non sono tantissimi, però un po' ne ho. Allora, intanto ho terminato questa terra della Catrice, vi farò un po' specchio, ecco, la Sun Glow Matte Bronzing Power ed è la numero 20, l'ho già riacquistata, mi trovo benissimo, è davvero eccezionale come terra. L'unica cosa è un po' la confezione, che è un po' così, molto spartana. Poi ho terminato questo mascara della Rimmel London con questo scovolino fatto così, che è un po' il dupe di un mascara di Chanel. Anche con questo mi sono trovata benissimo. Ho poi terminato questa matita automatica labbra della Kiko, la numero 500, un nude. Cosa dire, questa matita ha un colore bellissimo, l'unica cosa che secca un po' le labbra. Per adesso non la ricomprerò perché comunque ne ho di matite, quindi tendo. Poi devo cestinare questa matita viola per occhi della Clarins, perché praticamente ormai è inutilizzabile. Ho anche terminato questo correttore della Catrice, e l'avete già visto in altri video. Questo è lo 030 Rose Beige. Io mi trovo benissimo, lo riacquisto sempre. Poi ho terminato, devo cestinarla questa matita della Essence per occhi, perché a me fa allergia e quindi la cestino. Poi una serie di matite, vale a dire questa matita labbra della Sephora, un color diciamo nude, che ormai è inutilizzabile. Questa della Collistar, perché è da tanto che ce l'ho e ormai ha un odore un po' sgradevole. Questa matita che l'ho ricomprata, occhi della Wycon, quelle sono quelle matite long lasting, è davvero eccezionale, l'indosso anche oggi e per me è una matita veramente unica. E poi ho terminato matita sopracciglia, ecco, fatta così. Non ricordo, ragazze, secondo me dovrebbe essere quella della Catrice. Ecco, questi sono tutti i prodotti di make up che ho terminato. Passando invece ai prodotti in generale, ho terminato questo sapone intimo, intimo fresh, rinfrescante antibatterico della Biogesan. Devo dire che è eccezionale, è molto fresco, mi è piaciuto, l'avevo acquistato da Tigotà, lo ricomprerò. Eco Refill della Vidal, da usare come sapone liquido per le mani, all'olio di argan. Devo dire la verità, come profumazione non mi piace molto, è già il secondo che acquisto, però insomma è un sapone ottimo, quindi quando c'è lo acquisto. Sapone Felce Azzurra, profumo fresco e profumatissimo, mi piace molto. Poi l'acqua micellare dell'Oreal, soluzione detergente struccante e delicata, tutti conoscete l'acqua micellare, devo dire senza infamia e senza lode. Adesso ho acquistato quella della Garnier, ma non mi era piaciuta molto. Intanto gli occhi insomma non li strucca, quindi non la riacquisterò. Shampoo e doccia schiuma della Beyoncé,
al con menta e ginseng, è molto rinfrescante. Devo dire la verità, io però non l'ho utilizzato come shampoo, bensì solo per la doccia. A me i bagnoschiuma della Bioncent piacciono molto, li uso in prevalentemente d'estate. Questo ce l'avevo e l'ho terminato. Altra igiene intima della Lactacid, detergente intimo idratante, anche questa molto buona. Poi ho terminato questo struccante occhi bio della Nuvance. Questa linea è venduta nei discount, che tra l'altro noi qui al nord ne abbiamo pochissimi, però ne aveva parlato una ragazza di Roma che io seguo e mi sono trovata molto bene. Si vendono alla Todis, al discount Todis, e di questa linea ho acquistato anche il latte detergente e il tonico. Questo struccante però per occhi, insomma, io l'ho utilizzato unendolo anche a un olio, perché altrimenti non strucca benissimo. Cioè, io come struccante occhi non lo ricomprerò. Ho poi terminato un altro bagnoschiuma, questo della Palmolive, una profumazione nuova, ai petali di rosa della Turchia, un buonissimo profumo, si sente anche così da chiuso, un bagnoschiuma eccezionale. Ho poi terminato questa crema idratante della Yves Rocher, della linea Bio, è una crema buonissima, ha una buonissima profumazione. L'unica cosa, ragazzi, è che dovete stare attente perché non dura tantissimo, nel senso che io l'ho terminata, però non aveva un odore buonissimo, insomma si stava un po' andando male, però è una crema eccezionale. Solvente senza acetone per unghie, questi io li ricompro sempre perché riescono a togliere lo smalto scuro. Poi ho terminato questo balsamo della Garnier Fructis, densi e corposi con il melograno, e devo dire che è eccezionale. Avevo anche lo shampoo che ho già terminato e appena terminerò il balsamo che sto usando in questo periodo lo ricomprerò perché è davvero eccezionale. Poi ho terminato l'ennesimo boccetto della Yves Rocher, lo struccante occhi, il bifasico. Ecco, io quando è in offerta lo acquisto, questo è un prodotto eccezionale, quello che va agitato, ne ho già utilizzati degli altri. Sempre della Garnier Fructis ho terminato questo balsamo capelli secchi e sciupati, balsamo crema, anche questo molto buono. Io quelli della Fructis, della Garnier, li compro sempre. Lo spray fissante della Malizia, antiumidità, questo ragazzi è comodissimo, e poi adesso è proprio terminato, perché è a lunga tenuta e preserva i capelli dall'umidità, e vivendo in piena pianura padana devo dire che fa il suo lavoro ed è eccezionale. E poi è comoda anche perché c'è anche la confezione grande, ma è comoda questa piccola da tenere in borsetta. Poi ho terminato questo dentifricio preso alla Lidl, niente di che, insomma, così l'avevo trovato. Lo shampoo ultra dolce all'olio di argan e camelia della Garnier, devo dire che non mi piace moltissimo, non mi piace la profumazione. Comunque, sì, insomma, sono sempre i soliti shampoo, niente di che. Poi ho terminato questa crema viso della Nivea, della linea Natural, crema idratante lenitiva, buonissima, ha una buonissima profumazione. Anche qui le creme viso io poi, ragazze, le alterno. Ho anche terminato per il viso questo tonico in questa mini size della Clarin, alla camomilla, buonissimo. Io adesso il tonico ho iniziato a usarlo la sera
dopo il latte detergente e al mattino dopo essermi lavata il viso prima della crema idratante, perché ho capito che fa molto bene utilizzato così. Finalmente ho terminato questo spray protettivo, che è uno spray solare, ma ce n'era un po' dopo l'estate, quindi l'ho utilizzato sui capelli, sulle punte come idratante, un odore fantastico, io questi li utilizzo e li acquisto sempre d'estate. Ho terminato anche il bagnoschiuma mio preferito, delle Petits Marseillais, questo è il nuovo, è una nuova profumazione al latte, doccia crema extra delicata, idrata e nutre. Io questi bagnoschiuma, ragazzi, ve li consiglio, ecco, perché precipitato tutto, sono davvero buonissimi, io li riacquisto sempre. Poi ho terminato tutta una serie di dischetti, questi grandi ovali della Quando È, che sono buonissimi, questi della Make Up, The Mac Up, ecco, vedete, ne ho due, un altro della Quando È, questi ovali che uso per il latte detergente, e questi della Nuvance, che è sempre la linea che viene venduta nei discount alla Todis, che sono peraltro buonissimi, solo che io purtroppo la Todis non devo andarci apposta, oltretutto ero andata una volta a Reggio Emilia, poi l'ho trovata anche a Parma, ma insomma per me è un po' difficile andarci, ma se c'è nella vostra città, mi raccomando, acquistateli perché sono buonissimi. Poi ho terminato un'altra confezione del dentifricio Colgate White One. Questo è quello con i microgranuli blu. Io preferisco quello bianco perché ce ne sono due. Comunque ormai è il mio dentifricio preferito. Io acquisto solo quello. Ho poi terminato della Nivea il deodorante Invisible for Black and White, io mi trovo benissimo, ha una profumazione buonissima, non lascia aloni, è comodissimo. Poi ho terminato, perché ho iniziato qui il tempo, oggi è una giornata pessima, però abbiamo avuto caldissimo, ne avevo ancora un po', questo latte, diciamo, crema, Summer Glow, della Dove colorata, e anche questa l'avevo e ho cercato di terminarla. Salviette struccanti Fria Utility, occhi, viso e labbra, queste sono buonissime, io quando capita le riacquisto perché sono un po' più care rispetto alle altre. Poi ho terminato dei campioncini della Garnier, la crema idratante prodigiosa, questa è buonissima, ha una buonissima profumazione, prima o poi prenderò la confezione quella grande. Poi ho utilizzato dei campioncini di questa linea della Sensai, mi sono stati dati da una mia amica che ha una profumeria, che sono eccezionali, questa è una linea buonissima, questo è ho utilizzato quello per gli occhi e la crema viso, questa, sono eccezionali, anzi la crema viso ce ne ho ancora pochissimo a finire, solo che sono carissimi, cioè questa crema penso che di listino costi sui 200 euro. Tra l'altro ve lo farò, vi farò vedere in un altro video, le mini size ne contengono abbastanza, anche questa per gli occhi è eccezionale, cioè fa la differenza, però sono super super calde. E poi come ultimo prodotto ho terminato la mia crema alla camelia dell'Erbolario, questa qui, che ha una profumazione, ragazze, è eccezionale. Io adesso non la ricompro perché mi dà l'idea che sia più invernale. Ho ancora il bagnoschiuma, però devo dire, ragazzi, è eccezionale. Mi è dispiaciuto finirla e mi è stata regalata a Natale da mio marito e insomma è un po' che l'ho finita e devo dire la verità, l'avrò finita a marzo. E quindi insomma mi è durata e l'ho usata tutti i giorni, è davvero eccezionale. Adesso il bagnoschiuma e finirò anche quello.
Bene ragazze, i prodotti erano tantissimi, sono andata a balla per non far durare questo video un'eternità. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima e buon fine settimana. Ciao ciao!